Anche nel contesto di percorsi notturni, la notte bianca della città di Pistoia, è stato possibile gustare primizie rigorosamente toscane nei ristoranti e nelle botteghe aderenti a Vetrina Toscana a Tavola. Il progetto di valorizzazione dei prodotti e dei cibi toscani, promosso dalla Direzione Generale dello Sviluppo Economico della Regione, da Confcommercio e da Confesercenti. Che menù avete proposto questa sera qua a Pistoia? Noi abbiamo due tipi di menù, uno di mare e uno di terra. Quello di terra proponiamo una degustazione di salumi toscani con crostini e formaggio toscano e la fiorentina con contorno abbinato, acqua, vino e caffè. Come va preparata, come va cucinata e come va servita? Allora, la fiorentina è un piatto semplice dove la qualità della carne è fondamentale di partenza. La fiorentina va cotta sia da un lato che da un altro nel tempo uguale e poi va cotta appoggiandola sull'osso. Servita noi la serviamo in un tagliere con del sale nero, rosmarino e olio, semplicemente. Questa è pronta per essere cotta? Questa sì, è stata appena ordinata e la metteremo sulla griglia e faremo il nostro menù fiorentina. E come contorno? Come contorno a scelta tra le classiche patatine fritte, insalata mista, quella verde, le verdure grigliate, degli spinaci all'olio al burro o dei fagioli cannellini, classico contorno toscano. Con questa bistecca che vino possiamo gustare? Beh, sicuramente andiamo su un Chianti classico e si casca sempre in piedi, ma anche un buon Bolgheri rosso, sulla zona di Subereto, vicino al mare, troviamo dei buon Val di Cornia. Stasera è una serata particolare, abbiamo preparato un bel buffet con tutti i crostini classici toscani, con i vari affettati e con varie marmellate che facciamo noi nella nostra azienda agricola. E in più, essendo diciamo ora il periodo delle festività anche di San Jacopo, giustamente non poteva mancare i maccheroni pistoiesi sull'anatra. Questo è solo l'inizio però. Sì, poi se si va avanti, a parte le fiorentine, la solita tagliata che ormai ha incontrato tantissimo, sempre con la solita rucola, con le scaglie di grana. Però poi abbiamo altri piatti anche di mare con i maltagliati con la cernia, per dire, spaghetti allo scoglio, cioè piatti anche estivi, e poi anche come carne affrontiamo anche il petto d'anatra fatto con certi frutti di bosco preparati all'arancia. L'anatra è uno dei piatti più richiesti? No, l'anatra diciamo ricorre proprio per la festività di San Jacopo, è un piatto molto amato dai pistoiesi, però vedo che anche gli stranieri non disdegnano, infatti già da ieri quegli stranieri che vengono a trovarci io glielo propongo, e appunto i maltagliati with the duck per loro è un po' una novità e lo apprezzano volentieri, perché anche è una carne molto dolce e incontra molto i loro gusti. Questa carne come viene preparata? Beh, ci vuole la pazienza innanzitutto, perché l'anatra va tagliata a pezzi grossolani, dopodiché va fatta andare con tutti gli aromi d'orto, eccetera, e dopodiché va tutta spolpata minutamente e spezzettata piano piano con tanta pazienza, e dopodiché viene saltata con il suo sugo, con i maccheroni. C'è anche chi ha voluto far assaggiare, condita solo con un filo d'olio, della pasta prodotta nella nostra regione, per far conoscere il sapore unico ma anche raro dei grani toscani. Quali sono le particolarità di questa pasta toscana? Allora, questa pasta toscana la definisco una famosa sconosciuta. Perché? Famosa perché è inutile stare a dilungarsi su cosa rappresenta nella nostra tradizione e alimentazione. Sconosciuta perché purtroppo negli ultimi anni sono andate un po' disconosciute le caratteristiche più salienti, più importanti, che sono della pasta. E cioè, è una pasta che non deve mai non scuocere, assolutamente, deve avere un sapore suo, e avere naturalmente la famosa prova dell'olio: quando si mette l'olio non deve andare tutto in fondo. Questa è una prova fondamentale e che tutti possono fare. Questa pasta toscana naturalmente si fregia di questo titolo, perché dalla produzione del grano alla macinatura, alla produzione in sé per sé, fino all'imballaggio, tutto completamente toscano. Vi invito a provarla, perché è veramente una pasta con la P maiuscola.